Buonasera, ventunesima puntata di PalaSmart, una puntata che arriva dopo un fine settimana che ha visto in campo solo ovviamente la squadra maschile dell'USE Computer Gross, visto che il campionato femminile è finito e che si è conclusa la regular season in modo abbastanza malo perché l'USE ha perso in casa con Alba per 6-9, 7-8 e soprattutto ha avuto il verdetto di questa stagione, cioè dovrà cercare la salvezza attraverso play-out, una formula che appunto durante la trasmissione avremo modo di spiegare per far capire a tutti come appunto funziona da ora in poi. Una sconfitta appunto è la terza sconfitta consecutiva, con questo finale era difficile immaginarsi di poter sperare in qualcosa di diverso, quindi l'USE dovrà cercare appunto la permanenza in Serie B attraverso questa pool finale che saranno due turni e che si disputeranno a partire dal 16 maggio. Noi abbiamo cercato comunque di dare un'impronta positiva alla serata e di risollevarti un po' il morale, perché stasera abbiamo invitato in studio quello che penso possa essere definito la sorpresa più bella di questo campionato dell'USE Computer Gross. E infatti accanto a me Francesco Falaschi. Francesco, ciao, buonasera. Ciao, buonasera Marco, ti ringrazio per le parole, fanno sempre piacere. Francesco Falaschi, ora non lo vedete in piedi, ma insomma è un pivot, è altissimo, quindi soprattutto è un pivot empolese, che è una cosa. Trovare pivot non è mai facile, trovare l'empolo è ancora più difficile. C'è un po' una tradizione di pivot empolo, ricordo Rossano Rosselli, Luca Sesoldi, Daniele Sesoldi, anche se non è altissimo, però appunto ricopre questo ruolo. Francesco è anche alto, è un giocatore nato e cresciuto all'USE, è un classe 2000, quindi è veramente un ragazzo. Francesco, ti ricordi un po' come hai iniziato, per motivi evidenti, perché eri alto oppure perché ti piaceva? Ma io in realtà ho iniziato la mia, diciamo, carriera sportiva come portiere. Io facevo il portiere qui a Ponzano. Poi in seconda media ho avuto la fortuna di conoscere il basket grazie a una giornata nelle scuole con Daniela Chiari, che ci mostrò per la prima volta ci fece questo primo approccio mio personale al mondo del basket, che subito mi prese, e quindi decisi nel giro di una settimana di Segnarti allora. cambiare e di provare questa nuova disciplina. E da lì in È poi andata bene, direi, insomma. Sei arrivata alla prima squadra, insomma. sicuramente ho fatto più carriera di quella che ho fatta nel calcio. Senti, il tuo primo allenatore ti ricordi chi è stato quando sei Allora, arrivata io all'USE? ho iniziato a metà anno e quest'ultima metà dell'anno l'ho fatta con Alessandro Ghizzani, che è stato il mio primo allenatore. E per iniziare l'anno dopo, invece, in maniera più seria, con Mario Ferradini. Ovviamente non esiste un giocatore a No, Empoli che non abbia, sia stato allenato da che non Mario sia Ferrari. passato da Fezza, e dopo Mario ho avuto Sisco, dove Francesco Francesco Mazzoni. Mazzoni, che io lo chiamo Sisco perché per me Certo. è un padre cestistico e non un'istituzione del basket, sicuramente a Empoli, ma mi sento di dire in tutta la Toscana, che con gli anni di Sisco inizi a capire come si deve stare in palestra, come si deve stare in palestra a Empoli soprattutto. Bella questa frase, mi piace, mi sono Poi piaciuta. successivamente, dopo un paio di anni, ho avuto la fortuna anche di aver avuto Giovanni Bassi per 2 anni nelle giovanili. Naturalmente a Giovanni devo tantissimo perché è sotto la sua guida che ho iniziato ad approcciarmi anche con la prima Ecco, squadra. lì Esattamente, è iniziato poi a entrare nel giro della prima squadra. dopo il secondo anno con Giovanni, in concomitanza con il primo anno di Under 18, allenato da Carlo Finetti, appunto io, che non smetterò mai di ringraziare, perché veramente se gli allenatori precedenti mi hanno insegnato come stare in palestra, con lui ci sono dovuto stare veramente Dopo tanto. ti faremo una sorpresa a questo proposito, comunque vai avanti. E ho già paura. E dopo Carlo, lì ho davvero iniziato ad allenarmi in pianta stabile con la prima squadra, e poi il mio percorso giovanile si è concluso, insomma, con la trafila dell'Under 20, con prima Brotini Simone, Simone. che mi ha allenato un anno anche nella C2, nel biancorosso, a cui anche lì ho imparato veramente tanto, veramente è stata una scuola. E fino all'anno scorso sono stato in doppio tesseramento con il biancorosso in Serie C, dove ho trovato, oltre che una squadra, e dei de 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 ragazzi veramente squisiti, che ringrazio
e non ringrazierò mai abbastanza, come Alessio Malventi, Guido Galligani, insomma, Cesare Mugnaini, un gruppo storico che veramente mi hanno insegnato tanto anche loro su cosa vuol dire stare all'USE. E fino a quest'anno che. Sei in pianta stabile. Senti, c'è stato un momento in cui ti sei detto magari, beh, forse ci posso stare anch'io nella prima squadra dell'USE. Ma io in realtà non ho mai guardato troppo in là. Io ho sempre pensato a lavorare giorno per giorno e a godermi il momento, diciamo, il più possibile. Poi, naturalmente, quando ho iniziato a allenarmi veramente tutti i giorni con la prima squadra, oltre che con la mia squadra giovanile, assaggiare le prime volte il campo e l'anno scorso in realtà a prendere un po' di confidenza, ho detto vabbè, allora io Ci posso stare credo anch'io. di poterci stare, di poter dire la mia in questa categoria, insomma. 18 punti con Omegna, però tu due partite, ma è stato il tuo top. Al Sì. di là di questo, quest'estate, quando Simone Gelli, direttore sportivo, ti ha chiamato sicuramente per parlare, pensavi di poter avere un ruolo così importante quest'anno? Perché diciamo la verità, quest'anno sei veramente, hai dimostrato di poter stare in questo campionato. E allora, sapere non lo potevo sapere. Sicuramente avevo un sacco di motivazione per lavorare e per stare il più possibile in campo e dare il più possibile una mano, perché alla fine io sono un ragazzo che, te l'ho detto, sono passato al basket dopo aver giocato un sacco a calcio e una volta arrivato a basket a 12 anni, 13 anni, la mia aspirazione era quella di arrivare a giocare per la prima Prima squadra. squadra dell'USE, che io tutti i sabati andavo a vedere e avrei dato tanto per stare in campo. E quest'anno, fortunatamente, un po' per merito e un po' anche, insomma, per come ricompensa del lavoro fatto in questi anni, ho avuto la fortuna di stare in campo. Io non me l'aspettavo, però diciamo che lavoro per arrivare a essere sempre più partecipe nella mia squadra. Senti Francesco, te pensavi ti evitassi le domande sotto la età, ma te le devo fare, insomma, questa partita di sabato con Alba, insomma, un periodo abbastanza difficile, ora c'è questi play-out da giocare per salvarsi. Sì, diciamo la partita non è stata una delle nostre migliori partite, devo dire. Sfortunatamente avevamo fatto due buone vittorie, abbastanza veramente convincenti, contro Cesena in casa e Era poi contro Reggio. Leggio. Poi abbiamo affrontato una squadra tosta, veramente come Omegna, nel turno infrasettimanale, dove abbiamo perso, ma secondo me giocando discretamente una buona partita. Poi la trasferta a Imola, secondo me, è stata molto più. Cioè, è stato veramente un brutto colpo per noi, perché abbiamo veramente. Io ho avuto l'impressione di avere sempre la partita in controllo, e poi con gli ultimi 4 minuti abbiamo veramente. Gli ultimi 3 minuti abbiamo veramente buttato via una partita che meritavamo veramente di vincere, e questo purtroppo ci ha, a mio modo di vedere, un po' influenzato anche la partita contro Alba, che siamo arrivati veramente amareggiati e dispiaciuti, e purtroppo non siamo riusciti a evitare questa lotteria che sono i playout che ci troviamo ad Playout, come affrontare. diceva Francesco, cosa sono? Sono due turni, si affronteranno quattro squadre, ovviamente gare 3 su 5, ci sarà un primo turno, ovviamente le due squadre che risulteranno vincitrici saranno salve e le due squadre perdenti si affronteranno nella finale playout. Chi perde retrocede e farà compagnia ad Alessandria, ovviamente chi vince la serie si salverà. Sono partite al meglio delle 3 su 5, come ho detto, si comincerà nel fine settimana del 16 maggio perché la cosa da dire è che l'USE Computer Grosso ancora non conosce il nome del suo avversario perché ci sono tantissimi recuperi da giocare. Causa Covid, il Covid sta condizionando pesantemente, non solo da un punto di vista di calendario, ma abbiamo visto nell'ultimo fine settimana squadre sulla carta forti, penso a Samignato, penso a Chiusi, perdere perché sono quelle che sono state maggiormente colpite dal Covid. Addirittura Cecina, credo non avesse neanche avesse 7-8 giocatori disponibili, ha lottato fino in fondo. Il Covid sta condizionando pesantemente le squadre, vediamo se in queste 2 settimane riusciranno a venirne fuori per dare appunto anche una migliore dignità sportiva a questo campionato e anche al calendario. Quindi ancora
Francesco, non si sa contro chi giocherete, però insomma serviranno veramente nervi saldi perché si rischia anche di arrivare abbastanza dietro e quindi di essere sfavoriti nel tabellone, anche se quest'anno il fattore campo conta poco, insomma. Sì, quest'anno siamo andati a giocare in grandissimi palazzetti. Devo dire che il fattore campo veramente purtroppo è poco influente, anche perché la Lazio ripiena ci avrebbe aiutato in diverse circostanze, a mio avviso, quest'anno. È anche un po' triste non vedere la gente in tribuna che ha sempre caratterizzato. Insomma, io da sempre mi Di ricordo quello che che urlava in tribuna, so. io sono passato ad essere quello che urlava in tribuna, a essere quello che urlava in panchina, ora un pochino di più anche in campo. Io credo che chiunque ci tocchi nei play-out non si debba stare troppo a preoccuparci di chi sarà il nostro avversario, perché noi dobbiamo concentrarci su noi stessi, lavorare, essere disponibili, avere la massima fiducia in quello che ci viene chiesto e salvarci al prima possibile. Che sia Oleggio, che sia Ozzano, insomma, chiunque sia il nostro Certo. avversario, non credo faccia grossa differenza. Dobbiamo lavorare prima su noi stessi e sugli altri. Ti ha parlato della partita di Imola, insomma forse il vero cruccio è quella di Alessandria, è l'una vittoria fatta Alessandria, lì c'è proprio il cruccio di averla buttata via alla fine anche quella. L'abbiamo sempre detto, è stato un discorso ricorrente negli spogliatoi. Abbiamo avuto fin da subito la percezione che questa partita ci sarebbe costata cara. Purtroppo è arrivata anche in un momento veramente inaspettato, insomma, Alessio Marchini che dopo la partita Certo, di certo. Faenza si dimette, Cosimo e Corbinelli che si è trovato a dover cambiare il suo ruolo da secondo a primo. Insomma, è stata una settimana piuttosto intensa e dura. E È arrivata questa sconfitta. purtroppo negli ultimi momenti, anche quella come Imola, abbiamo avuto la peggio. Senti Francesco, al di là del fatto che diventerà un basket, andrà in serie, eccetera, eccetera, ma nella vita cosa fai oltre a giocare? Allora, io più che altro sono uno studente, io ho fatto il liceo Virgilio, ho fatto il linguistico e ho deciso invece per quanto riguarda l'università, ho deciso di cambiare totalmente, di staccarmi da tutto quello che avevo studiato e studio giurisprudenza. Cosa Firenze? farò? Ah sì, a Firenze, a Novoli, cosa farà nella mia vita non lo so, non Certo, ho ancora tanto pensa a deciso studiare. se A che punto sei? eserciterò. E Io sono al secondo anno di una quindi? magistrale, quindi ancora ho tempo per pensare a quale specializzazione mi piacerebbe. Ora devi pensare alla salvezza, soprattutto dell'Use. Avevamo fatto una promessa a Francesco di fargli una sorpresa, e la sorpresa appunto sta per arrivare. Proprio questa settimana è uscito un bel podcast che riguarda un allenatore che è passato qui dall'Use. Si dovrebbe dire un ex allenatore Use, ma credo poi glielo chiederemo, che dell'Use non si diventa mai ex, perché comunque in qualche modo si resta legati a questa famiglia. E un allenatore che ha rammentato ora anche Francesco, ringrazio e saluto in collegamento con noi Carlo Finetti. Carlo, ciao, buonasera. Ciao Marco, buonasera e ciao grandissimo Fara. Grande Carlo. Senti, ma è vero che non si diventa mai ex Use, si resta sempre Use? Io il We Are Use me lo sento uscito addosso anche se non sono più allenare lì, quindi sì, guarda, l'ho detto proprio l'altro giorno a questo ragazzo con il quale ho fatto questa chiacchierata di mezz'ora. Che Mila Ruse non è solamente un hashtag secondo me per Instagram o una scritta sulle magliette, ecco, insomma, secondo me è proprio un modo di essere, e la massima espressione di questo modo di essere, secondo me, lo sono le persone che ci lavorano dentro, persone solide tutta la vita, Francesco Mazzoni su tutti, che spero possa sentire questo mio intervento e lo saluto a tutte le persone, Silvano Ghizzani, Alessandro Ghizzani, insomma, Tutti. queste Tra sono le persone che secondo me rappresentano il We Are Use, ecco, insomma. l'altro, ha detto una cosa bella anche il podcast, ha detto se hai allacciato qua dei rapporti personali che continui a coltivare, quindi questo credo sia importante per te, indipendentemente dal basket, è chiaro. Assolutamente sì, assolutamente sì. Non ti può non rimanere nel cuore un posto come Empoli.
insomma è una società come l'USE, è possibile, grazie alle persone che ci lavorano dentro ovviamente. Ci ritiro un po' sul morale, Carlo, perché come sai le cose non vanno benissimo, ma al di là di questo, parliamo un po' di te, ovviamente tutti sanno dove sei, però insomma dici qualcosa, sei a Udine in A2, lavori con Matteo Boniciolli, insomma facci un po' il quadro della situazione attuale vostra e del tuo lavoro. Il quadro della situazione è che abbiamo battuto Scafati e... Adesso siamo a 2 vittorie su 3 partite in questa seconda fase ad orologio in questo gruppo bianco delle diciamo prime 3 teste di serie dei 2 gironi. E abbiamo davanti a noi uno scontro diretto con l'Unieuro Forlì domenica prossima alle 20:45, che per noi vuol dire molto in chiave poi in posizionamento nella griglia playoff e poi ti dico lavoro con un fuori classe, perché quando lavori con lui hai la netta sensazione che stai lavorando con una persona prima e un allenatore poi non comune, quindi questa è la cosa più bella della mia esperienza a Udine fino a questo momento. Senti, ha fatto piazza importante anche prima di Udine, ricordo Trieste, Biella, insomma, hai un po' spiccato il volo da Empoli. Sì, speriamo, io ho sempre visto in questo la mia unica missione, il motivo per cui avere un'opportunità come mi è stata data per 3 anni da Giovanni Bassi, da Francesco Mazzoni, dalla dirigenza, quindi nel caso di Simone Celli e del presidente anche Luca Sessoldi, è stata una cosa per la mia carriera fino ad ora molto importante, perché ho potuto fare esperienza e questo è quello che mi ha consentito di fare l'USE, perché mi ricordo il primo colloquio che feci con Cisco, che lui mi disse: vieni in un posto, se decidi di venire da noi, vieni in un posto dove c'è da fare, ma fare tanto. E questo mi è sempre rimasto molto impresso, perché io ho avuto la possibilità di fare tanto all'USE, sul campo, fuori dal campo, quindi credo sia anche tanto merito dell'USE se poi negli anni successivi sono riuscito a fare un minimo di strada nel mondo dei grandi. Merito dell'USE, merito delle persone con le quali ho lavorato ovviamente al suo interno. Senti Carla, Udine fa il settore giovanile? Allora, questo purtroppo è il mio primo anno senza settore giovanile, per 3 ragioni principalmente. L'incertezza del Covid non mi faceva essere tra virgolette tranquillo nel poter portare avanti un lavoro con un certo tipo di continuità all'interno della stagione. La seconda è che, ovviamente anche quella più importante, all'interno del club c'è già un gruppo di allenatori consolidato che si occupa del settore giovanile. E la terza ovviamente il ruolo quest'anno che mi veniva richiesto dal direttore sportivo Martellossi e da Matteo Boniciolli era un po' più centrale rispetto a quello che avevo avuto a Biella, di conseguenza per avere più tempo a disposizione da dedicare alla prima squadra abbiamo anche con la società, ma io in primis è mirato sull'idea di lasciare solo la prima squadra, ecco, di tenere solo la prima squadra come assistente. Senti Carlo, qui c'è una persona a studio che prima ha parlato bene di te e ha detto che sei stato un allenatore importante per la sua crescita. Che effetto ti fa vedere Francesco Falaschi, ormai diventato un giocatore di Serie B a tutti gli effetti? Per me è un orgoglio, perché sono tutti ragazzi ai quali ho provato a dare tutto me stesso,
dal primo giorno che siamo andati in palestra a lavorare insieme, sono ragazzi con i quali ci sono stati degli scontri, perché Sara te lo potrà confermare, non è che è sempre stato tutto rose e fiori con lui, con mi viene da citare anche tutti gli altri, Alessandro Antonini, certo. lo considero un mio ragazzo, nel senso un ragazzo che ho avuto la possibilità di allenare, Matteo Calusi, che sta giocando in C-God a Legnaia, Maltomini, insomma, sono tutti ragazzi, fanno ovviamente nell'esempio più spiccato, probabilmente, però sono tutti ragazzi ai quali io ho provato a dare tutto me stesso per tutte le volte che siamo andati in palestra insieme. E la cosa più bella che mi rimane tutti i giorni, tutte le volte che li vedo giocare, perché adesso grazie al fatto che ci sono dirette Facebook anche per le partite di Serie C, quando ho tempo vado a vedere cosa stanno combinando, però parlando anche con i loro allenatori, sono tutti ragazzi che vengono portati ad esempio per come stanno in palestra, per come sono affidabili dal punto di vista umano. Fala lo sa bene, perché il nostro rapporto, come con gli altri, però insomma con lui probabilmente un po' di più, è andato avanti anche dopo che sono andato via da Use, con messaggi, telefonate, eccetera. Però lui è all'inizio, secondo me, di un... Dagli un consiglio, Carlo, e qui in diretta, dagli un consiglio. Ma lo sa bene, che non si deve sedere, perché... ma questo lo sa, quindi sono sicuro, non si deve sedere, deve continuare a lavorare su se stesso, perché la Serie B, l'ho sempre detto, è un campionato che lui può fare, veramente, non facendo il cambio di qualcuno. Lui la Serie B secondo me la può fare e si meriterebbe di farla, però deve spingere, perché adesso si è affacciato nel mondo dei grandi e adesso la sfida è restarci, secondo me. Quindi sì. non sedersi sicuramente è la cosa che gli voglio dire, ma insomma poi delle cose le dico per messaggio, se no poi adesso te lo faccio diventare tutto rosso in trasmissione. Senti Carlo, noi almeno io sempre vado a vedere cosa ha fatto Udine dopo la partita, e te sicuramente vai a vedere cosa ha fatto Luse. Io non ti voglio mettere in difficoltà, ma una domanda te la faccio sul momento del Luse che starai seguendo, sulla prospettiva play-out, tanto è inutile stare a guardarsi indietro. Se vuoi dire due parole appunto a questa squadra, alla quale sicuramente te auguri prima di tutti la salvezza, naturalmente. Assolutamente sì, per quanto magari si potrebbe pensare il contrario, ma la prima squadra maschile dell'Use, secondo me, è, ovviamente dico una banalità, però è un punto cardine della realtà dell'Use, perché è quella che è ad alto livello da più tempo. Leggevo l'altro giorno, Marco, correggimi se mi sbaglio, Luce dovrebbe essere una delle poche squadre insieme alla Robur e Fides Varese da essere da più di 20 anni in Serie B. Sì. E quindi chi gioca con la maglia di Luce si deve ricordare che ha una grandissima responsabilità, secondo me. E che c'è stata gente che ha sudato per mantenere questa squadra in Serie B. C'è gente che ha sudato per portarcela dalla Serie C e soprattutto rappresenta un fiore all'occhiello della città di Empoli ed è immagine di continuità. Quindi il mio augurio ai ragazzi è di stare compatti, di pensare per 3 settimane o quelle che saranno solo a quello che c'è sul campo, perché grazie a Dio chi gioca a pallacanestro può utilizzare il campo per parlare. E quindi io sono con loro, sono vicino allo staff tecnico, perché con cui ho lavorato
ho lavorato a Empoli, con Luca siamo amici fraterni, sono vicino ai ragazzi perché a senso gli voglio un bene della Madonna e quindi faccio il tifo per loro a distanza. Hai fatto bene a chiedermelo, però tanto nei prossimi giorni scriverò a senso e gli manderò un grande messaggio che questa è l'ennesima sfida da vincere tutti insieme, ecco. Questo sì. Senti Carlo, io non so dove ti porterà la carriera, ovviamente nessuno lo può sapere, ma non è che un giorno tornerà a allenare la prima squadra del Luse? Sarebbe una bella cosa. Io sono andato via da Empoli dicendo a tutti che speravo fosse un arrivederci. E quindi non si può mai dire, ma se dovesse essere così che un giorno il destino mi riporterà sulla panchina della Lazzari, sarò una delle persone più felici del mondo, ecco, insomma, e quindi mai dire mai, Marco, certo. Mai dire mai, assolutamente. Carlo, grazie. Fra l'altro invito a dare un'occhiata sui profili social di Carlo Finetti, perché c'è questo podcast che è fatto benissimo, se hai modo di sentire il collega che l'ha fatto, fagli i complimenti perché è fatto bene, ripercorre tutta la sua carriera, parla di Empoli, dell'Use, del momento, è fatto veramente bene, vi invito a seguirlo. Carlo, in bocca al lupo per tutto, ti ringrazio, un grande abbraccio. Viva il lupo, Marco, io ringrazio te, ringrazio voi, saluto il mio bimbo preferito, è lì in studio, uno dei, e vi faccio un grandissimo in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Ciao Carlo, buona serata. Ciao, ciao. Bene, ringraziamo Carlo Finetti, un collegamento che ci ha fatto veramente piacere perché è un ragazzo che è rimasto nel cuore di tutti, non solo che ha, non a caso, dopo Empoli ha spiccato il volo verso la Serie A e ora lavora accanto a un allenatore del Calcio di Monicioglio, ma per quello che ha trasmesso qui a livello umano, insomma, una filosofia di lavoro veramente bravo. Carlo era veramente una presenza importante qui al Pala San Montana e risentirlo e seguirlo fa sempre ovviamente un grande piacere a tutti. Francesco, ti torna il ragionamento che ha fatto, ora è il momento di stare uniti, compatti e pensare solo a questa salita. Sì, credo che Carlo abbia centrato il punto, ora più che mai è il momento per noi di trovare la forza, di fare quadrato, di stringere ancora di più le maglie e insomma arrivare a questa salvezza fidandoci di quello che ci viene proposto senza stare troppo a pensare. Francesco, grazie. Facciamo un po' il punto della situazione in casa Use. Come detto, appunto, il campionato della 1 femminile è finito. Avremo modo magari in futuro di parlare un po' del movimento. Ovviamente si comincerà a lavorare in vista del prossimo anno. Però è andato avanti, va avanti il campionato di Serie C Silver. Il campionato di Serie C Silver che vive questa Coppa Toscana. Hanno cambiato un paio di volte la formula. Insomma, il biancorosso Sesa continua a vincere. Domenica ha vinto sul campo di Terranova per 6-0-8-4. Una cosa poi importante che mi fa piacere dire è che sono ricominciati i campionati giovanili, è ricominciato, come sapete, da tempo l'Under 18 Eccellenza, è ripreso a giocare l'Under 15 Eccellenza ed ha iniziato a giocare anche l'Under 18 femminile. Quindi in mezzo a tanti problemi il basket giovanile continua e comincia a muoversi finalmente dopo tanto tempo e credo che sia ovviamente un bel segnale. Niente, vi saluto, vi ringrazio, seguiteci sulle nostre pagine perché appunto le prossime puntate di Palasmart saranno ovviamente legate al calendario dell'Use Computer Gross. Aspettiamo di conoscere il nome dell'avversario e poi assieme a questa squadra ci lanceremo in questa avventura dei play-out, sicuramente con un po' di paura ma anche con la consapevolezza di poter far bene, di riuscire a centrare questa salvezza. Francesco, ti ringrazio, continua così. Grazie a te Marco. Ringrazio Giampaolo Dalla regia, ringrazio tutti i nostri ascoltatori, come sempre la nostra puntata finisce con le consuete rubriche, sentiremo il punto di Simone Franco che mai come ora è importante perché Simone allarga il suo orizzonte a tutto il campionato e quindi ci fa un po' il quadro esatto della situazione, si potrà capire anche quelli che è la situazione sia a livello playoff che a livello playout, che è quello appunto che riguarda l'Use. E poi vi invito a seguire anche l'intervista a Cosimo Corbinelli realizzata nell'immediato dopo partita dell'ultimo match interno con Alba. Ringrazio e saluto tutti quanti. Noi avevamo la possibilità / speranza di uscire dalla zona playout vincendo, ovviamente incrociando i risultati con le altre squadre che magari avevano
gli stessi punti nostri o qualche punto sotto e avevamo da recuperare qualche partita, perché magari avevamo lo scontro diretto e quant'altro. E invece sì, siamo matematicamente ai playout, e quindi è stata un'altra partita dove mi permetto di dire che era stata impostata bene, nel senso che eravamo riusciti a mettere in difficoltà una buona squadra, anzi un'ottima squadra che è stata limitata dal Covid nella fine del mese di marzo, e quindi ha avuto una ricaduta dal punto di vista prestativo. Dopodiché eravamo riusciti a arrivare anche, mi sembra, a più 10, forse ancora di più in termini di punteggio. Poi siamo entrati nell'ultimo quarto con, tra virgolette, il quintetto titolare con le forze fresche, avanti con il punteggio, con ancora dei falli da spendere, loro che avevano speso tanto, e abbiamo perso, quindi vuol dire che sono stati più bravi loro. Non siamo riusciti a gestirla, e ovviamente dispiace, fa male, anche perché sono tutte, cioè abbiamo perso il vantaggio per cose di giocato. Okay, di esperienza, dove non necessariamente serve il talento, ma serve la voglia di vincere, anche perché non ci hanno messo in difficoltà per qualche cosa di tattico. Sono andati al rimbalzo con più grinta di noi, hanno attaccato il ferro con più grinta, hanno sopportato e supportato e gestito meglio i contatti di gioco, e quindi alla fine sono queste cose che fanno vincere le partite, lo sapevamo, e purtroppo sono stati più bravi loro. Regala diverse sorprese l'ultima giornata della seconda fase del girone A e partiamo naturalmente dalla capolista Opus Libertas Livorno che dopo 12 vittorie consecutive ferma la propria corsa, battuta in casa dai Tigers Cesena che si impongono 78 a 66 con 14 punti a testa per Nicolas Alessandrini e Giacomo Dell'Agnello. Perde anche la blu carta etrusca San Miniato, ancora in difficoltà dopo lo stop dovuto al Covid, e si ferma contro la Reghico Faenza che si impone 91-80 disputando una partita ai limiti della perfezione, con 23 punti per Marco Petrucci e 23 anche di Giacomo Filippini per Faenza. Successo esterno a sorpresa anche per la Paffoni Fulgo Romegna che batte in trasferta la Umana San Giobbe Chiusi, anche in questo caso vale il discorso fatto per San Miniato, ancora alle prese con una condizione fisica non certo ottimale. Per Romegna 20 punti di Roberto Prandini e successo 75 a 66. Colpo esterno della Riviera Banca Rimini che batte in volata e non senza soffrire 70 a 65 la Sintecnica Cecina. Al termine della partita molto equilibrata, decisa da un parziale di 8-0 a favore di Rimini nei 3 minuti finali, protagonisti del successo di Rimini, Alexander Simoncelli, autore di 18 punti, e Giorgio Broglia, che ne ha messi 17. Anche Cecina, affronta dei problemi e è tornata in campo dopo diverso tempo di inattività. Successi interni agevoli invece per la All Food Enic Firenze, che batte 75-58 l'Andrea Costa Imola con 21 punti di Andrea Filippi, e per la Sinermatic Ozzano, che supera il fanalino di coda ormai retrocessa da diverse settimane, Fortitudo Alessandria, 87 a 54, con 14 punti e 10 rimbalzi di Zdravko Okiljevic. Chiudiamo con il successo interno della Solbat Golfo Piombino, che infligge la sesta sconfitta consecutiva alla Mamma Oleggio, imponendosi 75 a 63, grazie in particolare ai 28 punti di un ritrovato Mattia Venucci.